Dall'insediamento della nuova amministrazione comunale di Imperia si parla molto del possibile ritorno alle auto in via Cascione, la via più importante di Porto Maurizio, ma molti sono contrari. Più volte abbiamo anche sentito il parere del neosindaco Claudio Scaiola. Questa mattina abbiamo parlato con i fruitori di via Cascione che ci hanno espresso il loro parere. La maggior parte delle persone propende per mantenere la pedonalizzazione. Sentiamo. Ma io penso che adesso che è stato fatto questo lavoro è un peccato tornare indietro e secondo me si può migliorare come la situazione attuale, però personalmente non tornerei nuovamente al passaggio delle macchine eccetera eccetera. Cercherei di migliorare la situazione però mantenendo la pedonale. Per quanto riguarda magari l'arredo? L'arredo io... Stando qua al mercato, l'arredo sicuramente andrebbe aggiornato, come un po' tutta la via, però secondo me tornare a far passare le macchine, specie adesso che hanno fatto di nuovo anche le strade tutte nuove, tutto quanto, secondo me sarebbe un peccato, perché penso che in tutto il mondo funzioni il pedonale, basta solo mettere i negozi... che i negozi si adattino un po', magari tengano aperto un po' di più, magari cose del genere. Avevo due bambini piccoli, hanno 15 anni e 12, e non si poteva girare a Porto con la carrozzella, era un problema veramente sui marciapiedi e tuttora, perché spazi non ce ne abbiamo. Questo qui è un polmone, c'è Piazza Roma per i bambini che era insufficiente totalmente. Adesso qui ho sentito le voci, mi rincresce molto, ma molto, molto. Sono contrariato, veramente. Le voci che ha sentito, cosa... Dell'apertura al traffico della piazzetta qua. Quello che si dice, non lo so se è vero, ma spero di no, che ci ripensino. Ho sentito anche voci tra i passanti, che cosa ne pensi? Sì, siamo almeno le persone che conosco, va bene così com'è adesso, in questo momento, va bene in questo momento. Le macchine, abbiamo la nausea un po' tutti della macchina, si prende per muoversi, per quel minimo indispensabile. Adesso no. Traffico, scherziamo. Io mi ricordo che ero in amministrazione con sindaco Scaiola nella precedente volta che ha fatto il sindaco Imperia, quando facemmo l'isola pedonale in piazza San Giovanni. Anche lì chi era contrario perché le macchine dovevano passare davanti al Duomo. Adesso invece guai a far ripassare una macchina di lì. La stessa cosa succederà qua a Porto. È appena partita, basta fare un'occhiata, una panoramica, vedere la gente che c'è col traffico in mezzo, sarebbe non da buoni amministratori. Mi sembra fuori luogo ripensare a una nuova riavibilità di via Cascione e rispendere soldi un'altra volta. Cioè, voglio dire, la vedo un po' in termini anche economici, non in termini... La cosa è stata fatta, che piaccia o meno è un altro discorso, però rispendere soldi ancora è come se io... li sperperassi, ecco, è questo che io penso. Secondo lei l'esperimento è in qualche modo riuscito? Secondo me l'esperimento è riuscito e secondo me, dal mio punto di vista, i negozi ne hanno anche avuto un vantaggio, perché la gente quando passeggia guarda le vetrine, entra con calma. Cioè, la parte pedonale in una città secondo me è importante, perché tu guardi le vetrine, entri se ti piace, non è che cerchi il parcheggio di corsa, no, parcheggi di corsa, vai dentro, compri e esci. Invece secondo me la parte pedonale in una città è importante, specialmente se ci sono i negozi, queste cose qua. Cioè, certo ci deve essere parcheggi vicini, queste cose qua, però la parte pedonale per me è importante. È una parte basilare proprio, e forse i commercianti non te lo diranno, ma secondo me ne hanno avuto un vantaggio. C'è un sondaggio firmato l'altro giorno da parte di alcuni negozianti che vorrebbero ripristinare la viabilità e altri che invece non sono d'accordo. Io sono d'accordo per tenere senza macchine assolutamente. Credo oltretutto che commercialmente sia una cretinata
il traffico perché sfavorisce il commercio. La gente è più portata ad acquistare, secondo me, questo è il mio parere, io sono così, ad acquistare se non ho l'asilo di dove mettere la macchina, posso passeggiare tranquillamente per una strada più gradevole da camminare e sicuramente sono più portato anche a fare qualche acquisto se non ho appunto il problema di dove mettere la macchina. Oltretutto qua a Imperia prendere la macchina è un problema, specialmente d'estate, è serio, non si sa mai dove metterla, eccetera. Quindi sono assolutamente contrario al ripristino della viabilità automobilistica in questa zona della città. E cosa ne pensa dell'ipotesi di riaprire il traffico? A me piace così com'è via Cascione, la vedo che è bella viva, basterebbe che solamente che implementassero un po' l'arredo urbano e poi penso che vada bene così. Un esperimento riuscito, perché secondo lei invece qualcuno farebbe la riapertura? Non lo so, non so com'è, per quale motivo, però secondo me ci vuole un'area di questo tipo. Cosa ne pensa, insomma, dell'idea dell'amministrazione comunale di riaprirla al traffico anche se per poche ore al giorno? Ah, dell'amministrazione comunale di riabilitare il traffico non saprei. Io penso che cerchi di accontentare qualcuno che gli ha dato il voto. Adesso sta cercando di mediare. È un gioco politico. Secondo lei la strada dovrebbe rimanere chiusa al traffico? Oramai sì, con tutti i soldi che ci hanno speso. Se la aprono al traffico spaccano di nuovo tutte le pietre. Non regge il traffico via Cascione così. E i parcheggi, tutto. Si devastano di nuovo, altri soldi pubblici vengono buttati via. Non fosse che per una questione economica. Io la apprezzo molto perché c'ho il cane, passeggio, per me è un'area libera. E qualcuno non è contento, giustamente, capisco anche loro, perché chi ha bisogno di avere più comodità, più macchine che passino, ci sono tante necessità. Adesso sarebbe come buttare via tutti i soldi che ha speso l'altra amministrazione. È una cosa che qui a Imperia si fa spesso. Quando si cambia colore si tende a dimostrare che tutto il vecchio andava buttato e così noi non facciamo che sborsare denaro pubblico.